Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di alcuni scivoli sui marciapiedi in prossimità delle strisce pedonali e dei liti balneari sul lungomare Federico II di Svevia a Gela, al fine di consentire l'accesso dei diversamente abili sulla spiaggia. Un sopralluogo è stato effettuato dagli assessori comunali ai lavori pubblici Flavio Di Francesco e ai servizi sociali Licia Abela. I proprietari degli stabilimenti balneari nelle scorse settimane sono stati invitati dal sindaco Domenico Messinese a predisporre per le proprie competenze tutti gli accorgimenti per rendere fruibili i loro servizi anche a chi ha problemi di deambulazione. Il primo cittadino aveva suggerito la realizzazione di discese e ingressi accessibili, servizi igienici attrezzati, cabine, spogliatoio e docce, carrozzine e sedie per l'accesso in spiaggia e in acqua, lettini rialzati. Alcuni privati hanno risposto positivamente anche alla proposta di realizzare spazi in cui siano ammessi animali domestici. La normalità è chiaramente permettere ai diversamente abili di poter accedere senza ostacoli alle spiagge, in questo caso ai lidi. Ci siamo attivati appunto con un'impresa per poter andare ad effettuare questi accessi, sono 4 accessi per appunto diversamente abili, e ci attiveremo dove sarà necessario ovviamente per abbattere le barriere architettoniche. È uno dei tanti piccoli accorgimenti che stiamo ponendo in essere proprio per fare in modo che tutti possano avere l'accesso a questo splendido mare, che è una delle risorse sicuramente più importanti della città. È giusto che tutti ne possano godere, sentendosi liberi di poter fruire di strutture private e altresì pubbliche, attraverso i piccoli accorgimenti che possono rendere facile l'utilizzo e la fruizione delle spiagge e dei lidi balneari. Così come è stato richiesto dal sindaco, ovviamente c'è stata proprio una richiesta chiara ed esplicita affinché anche i privati, anche i lidi privati, si potessero in qualche modo dotare di quegli accorgimenti tecnici che possono essere necessari per fare in modo che appunto la fruizione delle spiagge possa essere davvero accessibile a tutti. Soddisfazione è stata manifestata dai componenti della sesta commissione consiliare San Mito, Amato, Bonura e Didio, che già in alcune occasioni avevano presentato delle interrogazioni per abbattere le barriere architettoniche al lungomare Federico II di Svevia. Le proposte presentate, dicono, sono valide e fattibili.